Pop History. Nome Moreno Pieroni, nato a Loreto il 28 marzo 1961, stato civile, sposato. 1983, il debutto in politica, quando si presenta per la prima volta come candidato per il Consiglio Comunale di Loreto. Diventa subito assessore ai servizi sociali e alla sanità del comune. 1990, si presenta per la prima volta alle elezioni per il Consiglio della provincia di Ancona. Viene eletto e diventa così assessore provinciale allo sport, caccia e pesca e servizi sociali. 1998, viene rieletto consigliere provinciale ed entra a far parte della giunta come assessore alla cultura, ai beni culturali e ai servizi sociali. 2001, si candida per la prima volta come sindaco di Loreto e viene eletto con il 56% dei voti, con la lista civica Insieme per Loreto. 2006, viene riconfermato con il 76% dei voti, con la stessa compagine politica. 2007, è di nuovo eletto consigliere provinciale nelle file del Partito Socialista. 2010, si candida per la prima volta alla carica di consigliere regionale, con la lista di Alleanza Riformista, e viene eletto con 5.781 preferenze. A seguito dell'elezione, ha lasciato gli incarichi di sindaco di Loreto e di consigliere provinciale. Assessore Pieroni, che cos'è Risorgi Marche? Ma sicuramente Risorgi Marche è un'iniziativa che si inserisce in maniera molto importante nel progetto di promozione e valorizzazione delle Marche messo in piedi dalla Regione Marche, con tutta una serie di promozione anche e soprattutto a livello nazionale, sulla RAI e su altri canali nazionali. E Risorgi Marche è la chicca, la ciliegina che valorizza questa nostra promozione. Qual è la filosofia alla base di questo progetto? Risorgi Marche coniuga, come voleva Neri Marco Re, che ringrazio pubblicamente, l'aspetto spettacolo culturale con questi grandi artisti che hanno dato in maniera molto solidale la loro partecipazione, ma anche a una valorizzazione dei paesaggi ambientali. Tant'è che la prima, che è stata Spelonga, con Fabi, con l'artista Fabi, devo dire che ha avuto un grande successo, la presenza, si parla di più di 4.000 persone. Ecco, e soprattutto la cosa bella è che sono stati venduti e promossi tanti nostri prodotti enogastronomici del territorio, quindi c'è stata anche una risposta dal punto di vista economico-sociale. Ci sono aggiornamenti riguardo la distribuzione delle casette in legno ai terremotati? Per quello che riguarda il sistema della ricostruzione, quindi della sistemazione di queste famose case in legno, sicuramente la burocrazia ha creato delle criticità, sicuramente le preoccupazioni che si erano innescate ci sono state, ma oggi possiamo dire che c'è stata una grande accelerazione sia per quello che riguarda lo smaltimento delle macerie, tant'è che si lavora quasi giorno e notte in maniera molto molto articolata, quindi questa accelerazione è voluta con grande forza dal Presidente Cirone, c'è stata, e io sono fiducioso perché nel periodo di ottobre, primi di novembre, cioè prima dell'arrivo dell'inverno, sicuramente tante casette saranno sistemate e tanti potranno rientrare nei propri territori. Ecco, è una scommessa non semplice, non facile, perché parliamo di più di 30.000 sfollati e di più di 100 comuni colpiti. Avete qualche dato sulla crescita o decrescita del turismo nella nostra regione? Noi abbiamo una serie di dati, li abbiamo intanto di carattere generale, fino al mese di maggio abbiamo dati confortanti, perché se pensiamo rispetto alle criticità che avevamo nel mese di gennaio e febbraio, nei mesi di gennaio e febbraio di questo anno del 2017, dove avevamo dei picchi di non prenotazioni rispetto all'anno precedente di quasi in alcune zone anche del 70%, nel mese di maggio, dati questi regionali, noi abbiamo avuto una diminuzione dal 3 al 5%, quindi c'è stata anche una grande ripresa. Dati di alcune associazioni di categoria, quindi degli alberghi, delle strutture ricettive, ci dicono che lungo la costa, naturalmente in particolar modo, c'è stato nel mese di giugno, forse perché la stagione è stata bellissima, il periodo è stato bellissimo rispetto all'anno passato, io dico che è importante anche questo, oltre che la promozione, una crescita del 4% lungo la costa. Qual è la strategia adottata dalla Regione Marche per accrescere il turismo? Ecco, l'obiettivo della regione qual è? Quello di tenere alta l'asticella dalla costa alle aree interne fino alle zone montane, perché noi vogliamo che
i turisti percepiscono le Marche come una regione che sta ripartendo alla grande e che vuole sì ricordare giustamente e lavorare sul problema del terremoto, ma vuole anche farla ripartire dal punto di vista della promozione, perché il turismo, lo voglio ricordare a me stesso, perché è il secondo volano occupazionale e economico della nostra regione dopo il manifatturiero.